E così stamattina vorrei condividere con voi un'emozione classica, una meditazione classica che è il panorama della mente. Nel panorama della mente noi facciamo un esercizio che è basilare per entrare in una diversa relazione con i pensieri. Erroneamente potremmo pensare che lo scopo della pratica sia eliminare i pensieri, ma lo scopo della pratica non è eliminare i pensieri. Poi a volte capita che la mente sia particolarmente sgombra e la pratica nel tempo rende la nostra mente più sgombra, ma questo avviene perché cambiamo la relazione con i pensieri e passiamo da una relazione discorsiva in cui ragioniamo con i pensieri e costruiamo dei dialoghi a una relazione percettiva con i pensieri in cui ci permettiamo di non identificarci con i nostri pensieri, ma di considerarli oggetti mentali. La mente è fatta per pensare, quindi produce pensieri, così come i polmoni sono fatti per respirare e quindi producono la nostra, azione respiratoria. Introduco questa pratica con una brevissima poesia, una poesia di Wu Men, è una poesia molto tradizionale per cui quasi sicuramente la conoscerete, e dice così: 10.000 fiori in primavera, la luna in autunno, una fresca brezza in estate, la neve in inverno. Se la vostra mente non è annebbiata da pensieri inutili, questa è la stagione più bella della vostra vita. Portiamo l'attenzione alla posizione che abbiamo scelto e curiamo che ci sia una sufficiente stabilità nella base, appoggiandosi bene ai punti di contatto. E l'elevazione della colonna vertebrale. E proprio curando l'elevazione della colonna vertebrale che possiamo incontrare il nostro respiro. Perché il respiro ci permette di entrare in intimità con la percezione del corpo. Così iniziamo a seguire il nostro respiro, il respiro entra, il respiro esce. E non lo modifichiamo né lo correggiamo.
Semplicemente rimaniamo in intimità col respiro, così com'è. E se ci sembra che il respiro sia troppo corto, esploriamo il bordo del nostro respiro, il punto in cui incontra il limite. E per qualche minuto lasciamo che la nostra attenzione si stabilizzi sul respiro. Man mano che rimaniamo in intimità con il respiro, potremmo accorgerci che la nostra mente è attraversata da pensieri, un po' come il cielo è attraversato dalle nuvole. Allora potremmo incominciare a nominare la categoria a cui appartengono i pensieri. Se sono pensieri sul passato, potremmo semplicemente ripetere passato e poi tornare a fare nido nel respiro. A volte i pensieri sul passato hanno un gusto dolce, di nostalgia, altre volte un sapore amaro. Guardiamo se possiamo riconoscere anche l'emozione che si nasconde nei nostri pensieri sul passato. La nominiamo e poi torniamo al respiro. Altre volte invece siamo compulsivamente attirati da pensieri sul futuro. Sul futuro prossimo, sul futuro più lontano. Spesso sono pensieri che hanno una radice nell'ansia o nella preoccupazione o nella paura. Guardiamo se possiamo nominare
questi pensieri dicendo futuro, riconoscendo l'emozione che nascondono, per poi tornare a riposare nel respiro. A volte i nostri pensieri sono dialoghi di quello che avremmo voluto dire, che abbiamo detto e vorremmo non averlo fatto. Dialoghi immaginari, dialoghi avvenuti o che non avverranno mai. Eppure tornano dentro di noi con insistenza. In quel caso ripetiamo dialoghi, riconosciamo qual è l'emozione che si nasconde in tutto quel parlare. La nominiamo e poi torniamo ad ancorarci al respiro. A volte i nostri pensieri sono preoccupazioni sul corpo, suscitate da qualche dolore improvviso o dalla paura per qualche condizione fisica. E allora ripetiamo corpo, esploriamo l'emozione. Torniamo ad ancorarci al respiro, oppure se la preoccupazione è intensa, ai suoni. Altre volte infine sono pensieri di fuga che hanno lo scopo di portarci altrove, in un luogo inesistente e desiderabile. E allora ripetiamo fuga e torniamo ad abitare il respiro. Non giudichiamo la irrequietezza della mente. È come il mare, mosso non dal vento, ma dalla spinta delle nostre emozioni, mosso dall'umore. Mosso dal nostro costante dialogo con
con la realtà interna ed esterna. E poi infine guardiamo tutto questo panorama, proprio come guarderemmo qualunque panorama. E per un attimo, per qualche respiro, lasciamo che ci sia spaziosità nel nostro panorama interno. Non ci aggrappiamo. Non tratteniamo. Lasciamo spazio a quelle qualità della nostra mente originaria che fioriscono quando andiamo al di là della cascata dei pensieri.